Cambiamo totalmente argomento, ma parliamo di una tematica che in realtà è cronaca, politica, ma anche sport. Stiamo parlando di quanto accaduto tra ieri e oggi all'Ischia Calcio, dopo lo spiacevole episodio di ieri che aveva visto il dirigente comunale Ascanio allontanare dal campo la Juniores dell'Ischia perché non autorizzata. Questa mattina c'è stato un incontro tra i vertici dell'Ischia Calcio e l'amministrazione comunale alla presenza del sindaco Ferrandino, dopo che ieri il presidente dell'Ischia era pressoché imbufalito, aveva inviato anche una PEC molto dura nei confronti dell'amministrazione, mettendo in discussione anche la continuità del progetto targato Ischia Calcio se non venisse garantito l'utilizzo e la possibilità di usufruire dello stadio Mazzella. In questa sede, quindi, durante questo incontro il sindaco si è impegnato a risolvere nei prossimi giorni la problematica. Per ulteriori dettagli su quanto accaduto in questi giorni e per avere un chiarimento definitivo, abbiamo in collegamento telefonico il direttore generale dell'Ischia, Pino Taglialatela. Buonasera Pino, ben ritrovato a Nuvola TV. Allora raccontiamo che cosa è successo e qual è la situazione. Ciao, buonasera a tutti. Niente, hai spiegato molto bene tu. D'altronde poi è stato fatto anche un comunicato da parte dell'Ischia che chiariva la situazione. Però diciamo questo spiacevole episodio ce lo siamo messi alle spalle, sperando che non ce ne siano più da qui in avanti, anche perché noi stiamo lavorando con molto entusiasmo per l'Ischia, stiamo lavorando per i giovani, stiamo facendo un bellissimo progetto. Non è a scopo di lucro e questo va chiarito, va specificato e credo che tutti quelli che hanno avuto modo di stare a contatto con noi, sia a livello di prima squadra che a livello, e soprattutto a livello di settore giovanile, hanno capito qual è la nostra intenzione e qual è la bontà del progetto. Per noi, cioè, le porte sono aperte a tutti. A livello isolano, sapete benissimo come la pensiamo, però ci dispiace poi cadere, ecco, essere protagonisti inconsapevoli e nostro malgrado di un episodio del genere. A me dispiace che si sia fatto il nome di Ascanio, che è una persona per bene, perché io l'ho conosciuto in questi anni, si è sempre messo a disposizione, ma credo sia stato costretto a fare una cosa credo molto spiacevole perché quando si va su un campo di calcio dove ci sono dei ragazzi che si allenano e fanno la cosa più bella del mondo e vengono allontanati anche con molta educazione, devo dire, da parte di Ascanio, questo dispiace perché è stato fatto un qualcosa di strano. È un qualcosa che chi lo ha fatto, secondo me, si deve passare la mano sulla coscienza perché ha danneggiato, ecco, un allenamento di ragazzi che erano felicissimi di stare al Mazzella. Io ho concesso 2 giorni al settore giovanile dell'Ischia ad allenarsi sul Mazzella perché sono 2 settimane che aspetto le chiavi del Rispoli per far sì che possono iniziare l'attività agonistica, possono allenarsi su un campo, ma vedere i miei ragazzi, ma non solo i miei, anche quelli delle altre, magari scuole calcio, che non si possono allenare perché questa è la struttura, il campo Rispoli è chiuso, sinceramente a me dispiace tantissimo. Abbiamo fatto una riunione 3 settimane fa alla presenza delle scuole calcio del comune di Ischia. Alla presenza del responsabile delle strutture, il signor Ascanio, ed eravamo rimasti d'accordo di praticamente di pagare il vecchio e il nuovo, quello che c'era da pagare sul Rispoli, pendenze nei confronti del comune. Noi lo abbiamo fatto e si era detto in quella riunione che il martedì dopo, quindi 2 martedì fa, che ci dovevamo rincontrare per portare praticamente tutta la documentazione degli avvenuti bonifici nei confronti del comune.
Noi eravamo pronti, siamo andati, non c'era nessuno, non c'era la riunione saltata, al che poi dopo sono incominciate varie telefonate per capire perché non si poteva ancora accedere al Rispoli, visto che avevamo pagato. Ma noi come Ischia Calcio non abbiamo mai fatto problemi se uno paga, se un altro non paga. Per noi il campo deve essere aperto a tutti. Poi queste sono cose che si deve praticamente, se la deve vedere il comune con chi paga e con chi non paga. Però intanto il campo va aperto perché i ragazzi non possono allenarsi in mezzo a una strada, sinceramente. È sconfortante, siamo nel 2020 e sinceramente questa cosa dispiace. E quindi da lì praticamente i miei ragazzi, come d'altronde credo anche altri ragazzi di altre scuole calcio, se si vogliono allenare, si devono allenare sulla spiaggia o in mezzo a una strada. Una volta c'era la pineta, adesso è pure chiusa e quindi non c'è spazio per questi ragazzi. Che quando ho potuto trovare un po' di spazio per i miei ragazzi e farli allenare sul Mazzella, che gestiamo noi da 3 anni, e poi succede una cosa del genere, sinceramente mi cadono le braccia, che il presidente si è arrabbiato tantissimo perché è una situazione veramente strana. Se l'Ischia Calcio ha la gestione adesso o a parola o con i fatti o con un contratto, sa di fatto che noi come Ischia Calcio in 3 anni abbiamo speso quasi 100.000 euro per gestire quell'impianto. È un impianto che sapete tutti fatiscente, stiamo cercando di metterlo a posto, ogni giorno c'è una problematica. Adesso dovremo intervenire addirittura per l'impianto di irrigazione, che ci sono delle perdite importanti e creano disagi al campo di gioco, ma siamo lì tutti i giorni, voi lo sapete, tutti i giorni, non dico 24 su 24, ma quasi. Addirittura siamo lì ad innaffiarlo quando non ci sono i comunali, perché giustamente hanno anche loro bisogno di un giorno di ferie a settimana. E ce ne occupiamo noi. Quindi io non capisco questa polemica da parte di questo fantomatico, questa fantomatica poi persona che ha fatto questa denuncia, che ha allertato il povero Ascanio, che ripeto, ribadisco, lui non ha colpa di nulla, ci mancherebbe. Però questa persona che ha fatto questa cosa, sinceramente, è una persona davvero piccola, perché far andare via dei ragazzi dal campo che si stanno allenando è qualcosa di veramente vergognoso. E poi si Spieghiamo, lo nascondono. spieghiamo per chi è a casa, quindi lo hai detto in parte già tu. Al momento il Rispoli è ancora chiuso proprio perché si stanno ancora chiarendo tutte queste situazioni, insomma, che erano state poi oggetto della riunione e sostanzialmente nel momento in cui voi avete iniziato un minimo di attività, proprio perché i ragazzi sono in strada, dicevi bene, come tutti gli altri, sostanzialmente. Si pensa a chi probabilmente è rimasto fuori, ha dato fastidio il fatto che invece l'Ischia avesse il Mazzella. Tutto nasce da questa segnalazione, poi come diceva giustamente Pino, la modalità è stata oggettivamente brutta. Questo lo chiariamo, l'obiettivo quindi è quello di riaprire il Rispoli e di riaprire il Mazzella. Proprio sul Mazzella avete avuto delle rassicurazioni da parte dell'amministrazione? Spieghiamo anche a chi ci segue, quali sono le intenzioni della società, cioè perché viene richiesto l'utilizzo, diciamo, esclusivo del campo che comporta però degli investimenti importanti, per questo chiedete l'esclusività. Sì, perché poi se c'è qualcuno che ha la forza di gestirlo, ma figuratevi, ben venga. Ma credo che soprattutto per gli investimenti che ha fatto il Presidente, senza volere niente indietro, cioè il Presidente lo fa, il Presidente è appassionato dell'Ischia Calcio, ha una passione che magari, ecco, non lo dimostra, non è uno che va in televisione, va sui giornali, sapete benissimo che sono molto riservato, ma ha una passione incredibile, pochissime parole e tantissimi fatti, e quindi sta investendo veramente tanto per far sì che il Mazzella sia presentabile, e soprattutto la cosa bella è che noi ogni volta abbiamo complimenti da parte della terna arbitrale, da parte delle altre squadre,
Questo è un impianto vecchio, non ha avuto interventi importanti negli anni e questo lo stiamo facendo noi da 3 anni. Quindi, avendo speso tutti questi soldi, credo che un minimo di riconoscenza da parte del comune, che sinceramente ce l'ha ribadita stamattina, e da parte anche di chi sa benissimo che cosa noi facciamo su quel campo e fa una cosa del genere, vuol dire che è in malafede e vuole il male dell'Ischia, ma non dell'Ischia in sé per sé, vuole il male dei ragazzi fondamentalmente, e questo non si fa. Pino, ti ringrazio anche per la tua chiarezza. Insomma, ci siamo allungati un po', ma era Sì, doveroso scusatemi, dire scusatemi. le cose No, come come stanno, sì. stanno. E tra l'altro chiariamo anche, insomma, c'entra ben poco la situazione del Barano, per quanto Assolutamente, non ci c'entra proprio siano nulla. state, insomma, anche delle situazioni a livello di calciomercato, questo lo sappiamo tutti, Ma ma in questa figurati, situazione non c'entrava nulla. ma non c'è nulla con nessuno perché abbiamo buoni rapporti con tutti. Barano ci ha prestato il portiere, noi abbiamo risposto con dei ragazzi che a loro interessavano, quindi non c'è nessun problema assolutamente. Io non ho problemi con nessuno. I problemi ce l'ha questa persona che ha fatto questa cosa e spero che, come ho detto prima, si passi la mano sulla coscienza e pensi ad andare avanti per la sua strada e lasci stare l'Ischia Calcio tranquilla perché per lui è inarrivabile, nel senso che l'Ischia Calcio fa degli investimenti importanti e li può fare solo l'Ischia Calcio. Pino, grazie, ti saluto, buona serata, Grazie a alla voi, prossima. Bene, grazie a voi, buona serata. grazie a Pino Tagliatela, un'intervista esclusiva in cui abbiamo trattato ampiamente di questo tema, di cui si è discusso davvero tanto tra ieri sera e la giornata di oggi. Ovviamente monitoreremo la situazione fino a che non ci sarà un'ufficialità, insomma, delle riorganizzazioni dei due impianti sportivi. Per il momento, come ha chiarito anche Pino Tagliatella e la società tramite un comunicato, ci sarebbe l'intesa con l'amministrazione e quindi un'intesa che mette d'accordo un po' tutte le parti in gioco al netto di questo spiacevole episodio.